non mangia quasi più. Chi mangia? Chi mangia? Ma nonna, che fai? Non vedi che è cruda? A me piace cruda. Mangerai dopo, quando sarà pronto l'asado. Ma poi te ne vai prima colazione. Ma quale prima colazione? Ma per il pranzo c'è troppo tempo, non avete ancora acceso il fuoco. Il fuoco è acceso fuori. Maria, per favore, preparala. Venite, nonna, vi devo fare bella, su. Popcorn. Niente popcorn, fra poco si mangia. Patatine. Niente patatine, ora ci prepariamo. Marmellata. Niente marmellata. Maionese? Maionese. Su, nonna. Prendete, che ora ci mettiamo una cosa nuova, il cappotto della domenica. Su, su, nonna, su. Abbiamo detto che ci prepariamo. Su, via le scialle. E ci mettiamo il cappotto della domenica. E il cappello nuovo. È il mio compleanno oggi? No, no, non è di questa. Aspetta, aspetta. Oh là là, mammina, che eleganza! Ti mostri 10 anni di meno. Ma ti dico, 20. Vabbè, non ti si danno che 70 anni. Via. Questa è una cedo. Sì, sì, questa. Allora, Carmelito, cosa mi dici della nostra nonna, eh? E tu sei sicuro che Nestore non si tirerà indietro? Ma perché dovrebbe tirarsi indietro? Scusa. Ma noi alle due dobbiamo essere in omicidio, forse sarebbe meglio dirle qualche cosa, prepararla. Dici? Vorrei evitare che ci facesse fare brutte figure in omicidio. Va bene, ci penso io. Tu intanto occupati della salsa. Sì, eh? Sì. La pancetta tagliare fino a fine nel lettatore. Nonnina, nonnina, come sei bella. Allora, sediamoci. Andiamo al quartiere? No, 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 ci sediamo un attimo qui, facciamo due chiacchiere. Andiamo al quartiere. Ma dopo ci andiamo, Dai, sì. Dai, seduti. Ah, nonnina, nonnina, lo sguardo dolce di quegli occhi che hanno visto crescere gli alberi e li hanno visti morire e poi li hanno visti rinascere. Preparami lo studio tutti chi, no? Sì, sì, adesso te lo portano. Senti, nonnina, senti, ti hanno detto chi viene qui oggi? No? No? Ma come? Viene Nestore. Ti ricordi di Nestore? Brutto porco, niente! Ma no, mia, no, è una brava persona, dai! Ma no. Ti vuole un gran bene, io sono sicuro che anche tu sotto sotto un po' di bene gliene vuoi, Però tu metti un po' di peperoncino tagliato fino. Ti stavo dicendo, nonnina, che è ora che tu cominci a pensare un po' al tuo futuro, a farti una posizione. Adesso te lo porto. Adesso ti stavo dicendo, questo Nestore è un grande uomo, e poi un grande lavoratore, è di origine veneta, e se la passa bene. Ha una pasticceria in centro, grande, bella, ben fornita. Ah, sì, sì, è piena di cioccolatini, di caramelle, lupini. Di lupini? Oh, sì, sì, tutti i tipi di lupini che vuoi, questi, lupini giallastri, spruzzati di sale, fondenti al lupino, violette profumate, mandorle caramellate, chupa chups, tutto quello che vuoi, ma cornucopia, E quando arriva? Tra poco arriva, ci mettiamo qua, facciamo pranzo tutti insieme e poi dopo pranzo andiamo in un ufficio dove c'è un signore. E dopo, Nestore ti porterà nella sua pasticceria, no? E mi darei cioccolatini? Ah, sì, ti dà tutto quello che vuoi, tutto. Sì. Allora, è tutto a posto? È arrivato Nestore. Ah, lo sposo, è arrivato lo sposo. Venga, Nestore, venga. Come sta, signor Nestore? Sto per diventare il tuo bisnonno. Ma allora posso darti un bacio? Prima Nestore deve salutare la sposa. Ah, certo. Nonnina, guarda chi è arrivato. Nestore! E che dov'è questa? E cioccolatini? I fiori mi ricordano brutte cose, Nestore, su, si segue. Beh, scusate, io vi lascio, vado a controllare l'asado. Sì. Maria, portami il pane per le salsicce. Di a me. Siedi qui, Marta. Devo finire di prepararmi, signor Nestore. Su,
Don Nestore, su, un bicchiere, si rinfreschi un pochino, su. Non so cosa dirle. Ne parli della sua vita, ne parli della sua pasticceria, ne è molto interessata. Sì, sì. E di anguilla la veneta? Ma no, non la deve neanche nominare. O se no, pensa che la sposa per interesse. No, 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 lei non sa che lei sa. Dopo il matrimonio, forse. Io adesso vi lascio, avete tante cose da dirvi. Vado ad aiutare Carmelo fuori, Ci vediamo dopo, Sono buoni i cioccolatini, sono della mia pasticceria, sai. Ti piacciono? Ne hai ancora, ne hai? Sì, ma non qui. Il mio negozio è pieno cieco. E mi porti a tuo negozio stanotte? Certo. E cosa mi darai? Ogni cosa. I cioccolatini? Lupini? Sì, sì. Anguilla la veneta. Ti ricordi di Anguilla la veneta? Cosa c'è ad Anguilla la veneta? Ti ricordi? Anguilla la veneta, anguille, le pesci. Anguille. Sì, qualche cipolletta, le barche, barche. Barche? Ah, barche! Avete le barche per la pesca delle anguille? Avete piccole barche? Luganiche. Ah, magari, produzione di salsicce. No, no, Luca, bene, meglio con la quarantena. Nonnina. Scusate se interrompo. Sono pronte le empanadas. Ah, Narciso caro. Sì, sì. Non beva più, Angela, non serve a niente. Cosa ha dato? Don Nestore. Grazie, signor Nestore. Ma non chiamarmi, signor Nestore. Chiamami Nestore. Sì, ma adesso lei è il mio bisnonno. Adesso? Ma dopo? Vabbè, io vado, ciao. Ma vai via? Sì, devo proprio andare. Che peccato. Ma non mancherà occasione. Se n'è andata. Sì, ma cosa le ha detto? Non mancherà occasione. Narciso caro, a te ti toccano 200 maiali. Addirittura. Senti un po' però, ti volevo chiedere una cosa. Ma la salute della nonna? Che cos'ha? Dicevi che stava molto male. Ah, sì, sì, sì. Stanotte abbiamo dovuto farle la respirazione bocca a bocca. Una brutta cosa. Mangia bene però. E il vigor mortis. Speriamo che non muoia prima della cena. No, no, fino a stasera viva. Sì. Cena che non c'è, prendiamo. Bravo Carmelo, allora, Nestore, il bicchiere, forza. Brindiamo. Bene. Allora, siamo tutti pronti? Sì? Allora, pronti, Facciamo un brindisi tutti insieme, Viva gli sposi! Evviva! No, lasci stare. Lo so, ma adesso lei va in camera e poi... No, poverina. E poi... Ma guarda! No, sì, sempre, sempre. Ma noi non preoccupiamoci. Un altro brindisi. Tocca a lei, donna. Forza. Ad Anguillara Veneta, nonna! Ad Anguillara Veneta! Dai, nonna, un brindisi con me. Sì, nonna, forza. Un brindisi.